buona serata ai nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale. Atti vandalici e disturbo della quiete pubblica a Solignano. I cittadini non sono tranquilli e denunciano alle forze dell'ordine. Cosa sta accadendo a Solignano? Se lo chiedono i cittadini che ormai da alcune settimane sono vittime di atti di vandalismo. Auto in sosta con le ruote a terra, auto danneggiate e disturbo della quiete pubblica. Una situazione che li angustia e non li fa più stare tranquilli. Gli episodi nelle ultime settimane sono accaduti in particolare in via Puccini e in via Da Vinci. Pneumatici dei mezzi completamente a terra e alcune auto con specchietti frantumati. Le gomme non sono state semplicemente bucate ma bensì tagliate, cosa che certamente non consente una rapida riparazione ma rende necessario sostituire tutti i pneumatici danneggiati. Oltre ai danni alle auto, anche il disturbo alla quiete pubblica con suoni sospetti al campanello di casa, bravate di ragazzini o malviventi che fanno verifiche prima del furto. Alcuni residenti hanno segnalato di essere stati svegliati e disturbati nel cuore della notte dal suono del campanello di casa. La denuncia fatta ai carabinieri, spiega Paolo, un cittadino, è rivolta contro ignoti ed è stata sporta con il preciso intento di chiedere l'apertura di un'indagine ai fini di catturare i vandali e assicurarli alla giustizia. Quindi occhi bene aperti e massima attenzione. Le forze dell'ordine invitano a segnalare qualunque tipo di situazione anomala o sospetta si verifichi. In più di un'occasione, anche recentemente, la collaborazione tra carabinieri e cittadini ha portato infatti ottimi risultati. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Callori, ha presentato una interrogazione a risposta scritta alla Giunta in merito alla situazione in cui versa la stazione ferroviaria di Borgo Valditaro. Degrado nella stazione ferroviaria di Borgo Taro. La Giunta regionale interpelli RFI. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Fabio Callori, lancia l'allarme con una interrogazione rivolta al governo regionale sulla situazione di degrado in cui versa la stazione ferroviaria del capoluogo valtarese. Callori segnala problemi di sicurezza, di scarsa manutenzione della struttura, di locali scarsamente igienizzati e di servizi agli utenti inattivi. Pone l'accento sulle carenze dal punto di vista della sicurezza, con la sala d'aspetto della stazione ormai divenuta la residenza di persone senza fissa dimora. Anche l'ascensore della stazione, aggiunge, che dovrebbe facilitare l'accesso ai binari è guasto, mentre i sottopassi, quando piove, diventano inagibili. Sempre con la pioggia, sottolinea, la pavimentazione della stazione diventa scivolosa e quindi pericolosa. I locali della struttura, prosegue, risultano scarsamente igienizzati, compresi i bagni, per non parlare delle tettoie sui binari della stazione in cui filtra l'acqua piovana. A tutto questo, conclude, si aggiunge l'assenza di informazioni su ritardi e soppressione dei treni. Callori chiede quindi l'intervento della Giunta regionale sollecitandola a interpellare Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano risolti i problemi, recuperando il grave stato di abbandono in cui versa la stazione e restituendo l'area al piano utilizzo da parte dei cittadini. Rodolfo Marchini, referente di Fratelli d'Italia Valtaro Valceno, ha ringraziato a nome dei cittadini e dei pendolari della Valtaro il consigliere regionale Fabio Callori che, ha sottolineato, appena da me avvisato della gravità del problema, è intervenuto con la massima sollecitudine. Restiamo nel capoluogo valtarese dove apre una sezione dell'Università Popolare di Parma, importante istituzione culturale che opera nella città ducale dal 1901. Grazie alla collaborazione tra l'Università Popolare, l'amministrazione comunale e la Biblioteca Manara, molti corsi saranno attivati nel 2020 nel capoluogo valtarese proprio nei locali della biblioteca, dalla storia dell'arte alla fotografia, passando per erboristeria e conversazione in inglese, l'offerta formativa sarà davvero ampia e adatta a tutte le età. Le iscrizioni sono già aperte e per maggiori informazioni dovete contattare la biblioteca al numero 0525 92 17 22. Iscrizioni nella sede della biblioteca in piazza Manara 7, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre nella giornata del sabato gli orari sono dalle 9 alle 12.30. Ed ora ci spostiamo ad Albareto, dove mercoledì scorso si è riunito il Consiglio Comunale.
questo Consiglio abbiamo approvato l'ultima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, l'ultimo possibile per quest'anno. Abbiamo stanziato, oltre a storni e maggiori entrate di bilancio, abbiamo stanziato una cospicua somma sull'avanzo, 100.000 euro, di cui buona parte serviranno per la manutenzione straordinaria delle strade. In questo periodo di forti piogge e questo periodo alluvionale siamo dovuti intervenire in molti casi e in molte parti del territorio. Molti di queste risorse serviranno appunto per intervenire nelle somme urgenza e nei lavori fatti in questi giorni e da fare per mettere in sicurezza le parti disastrate, per mettere in sicurezza soprattutto i cittadini. Nel corso della seduta del civico consesso è stato reso noto che nel sito del comune è presente il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1 presso il comune di Albaretto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre. Le domande di ammissione, corredate da tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro le ore 13 del prossimo 27 dicembre. E ritorniamo a Borgo Taro perché, come ogni anno, anche quest'anno per l'appunto, Borgo Taro si veste a feste, si prepara al Natale con un calendario davvero molto ricco di eventi, più di 30 gli appuntamenti in cartellone, un cartellone che è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in municipio. Sono quasi 30 gli eventi messi in campo a Borgo Taro nel periodo natalizio tra il 6 dicembre, qualche giorno prima della festa dell'Immacolata, sino alla festa dell'Epifania il 6 di gennaio. Quasi 30 eventi che con il coordinamento dell'amministrazione comunale ha visto coinvolti i commercianti, la banda, la Fondazione Manara e l'Associazione Bosco di Via. Sì, questo coordinamento funziona sempre meglio, diciamo che ogni anno cerchiamo di fare il meglio per rendere Borgo Taro sempre piacevole sotto le feste di Natale, quindi io ringrazio tutte le associazioni che si sono anche impegnate a creare eventi e ASCOM che ha coordinato un po' i commercianti, perché naturalmente per preparare il Natale c'è sempre tanto lavoro, e Bosco di Via che naturalmente ci dà una mano da tanti punti di vista. Gli eventi sono tanti, sia per i bambini che per gli adulti, culturali, di gioco, di musica, e quindi io invito tutti a venire. Naturalmente l'amministrazione è già qualche anno che fa uno sforzo sul bilancio per mettere in atto un lavoro abbastanza impegnativo. Infatti noi riusciamo a coprire tutte le spese delle luminarie, che naturalmente è anche una maniera di dare un aiuto ai commercianti che in questo momento magari si trovano anche un po' in difficoltà, soprattutto nei centri storici, e anche per far capire ai nostri stessi borgotaresi che devono cercare di acquistare da noi nei piccoli negozi e magari uscire dal paese e andare qualche volta di meno in città. L'Associazione Commercianti ha dal canto suo invitato tutti i propri aderenti a dare una mano per quello che riguarda l'addobbo soprattutto delle vie del centro storico. Sì, anche quest'anno ASCOM, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e delle altre associazioni quali Bosco di Via e le altre di volontariato, ha incentivato e investito, grazie ai nostri commercianti, nel vestire il paese a festa. Anche quest'anno verranno riproposti dai commercianti i tradizionali alberelli natalizi, che vivacizzeranno le vie del centro storico. Questo si ricollega un po' alla campagna che stiamo portando avanti dagli altri anni, ossia quella di incentivare il negozio tradizionale, quindi i nostri negozi dei centri storici, che qui a Borgo Taro comunque è una realtà
apprezzata anche da tanti altri comuni, e quindi speriamo che con questo incentivo e investimento dei commercianti la gente che viene e vive il paese sia allietata da tutte queste decorazioni. Un ruolo importante è quello dell'associazione Bosco di Via, che oltre ad incaricarsi di addobbare la zona di Porta Portello, che è un pochino il biglietto da visita del centro storico di Borgo Valditaro, ha anche investito su l'organizzazione di un'edizione straordinaria del mercatino dell'antiquariato e modernariato, che avrà luogo domenica 8 dicembre in Via Nazionale. Anche la nostra associazione Bosco di Via, con l'ASCOM e con l'amministrazione comunale, cerca di rendere il paese in questa festività un paese più accogliente. Noi, come altri anni, pensiamo all'illuminazione di Porta Portello, stiamo sistemando un po' la rotonda, che ancora non è finita, però ci stiamo lavorando, e stiamo anche pensando a un'altra iniziativa che ancora non è in porto, però pensiamo che vada a buon fine. Quest'anno per la prima volta organizziamo il mercatino di antiquariato e modernariato anche nel periodo natalizio, e precisamente l'8 dicembre in Via Nazionale. Abbiamo già una trentina di espositori che hanno aderito a questa manifestazione, quindi se il tempo ce lo permette speriamo che riesca bene questa manifestazione. Scopri chi sei, come esprimere il meglio di te per essere felice e vincere lo stress. Questo è il titolo del libro di Andrea Giuffredi, che sarà presentato domani a Borgotaro. Domani alle 17 in Biblioteca Manara a Borgotaro si tiene l'incontro col coach Andrea Giuffredi, autore del libro Scopri chi sei, come esprimere il meglio di te per essere felice e vincere lo stress. Il libro parte dalla semplice domanda chi sei, per proporre attraverso il metodo del coaching un percorso alla scoperta di sé per acquisire una nuova consapevolezza, migliorando la capacità di costruire un futuro facendo le giuste scelte. Ripartire da sé è la condizione necessaria per trovare nuove strade nella ricerca della felicità, per ridurre lo stress, per raggiungere obiettivi che sembrano impossibili, per migliorare il proprio benessere individuale e le relazioni con gli altri. Attraverso storie di vita vissuta, suggerimenti, esercizi, teorie scientifiche ed un prezioso contributo della medicina olistica, questo libro traccia un percorso per una trasformazione personale. Scoprire chi sei è il primo passo per diventare ciò che vuoi. L'estate sta finendo e le offerte le porta via? Ma no, ci pensiamo noi della Ferramenta Franza. Tutti sabato mattina, a partire dal mese di ottobre e per tutto il periodo invernale, dalle ore 8 alle ore 13, Happy Saturday. Con una spesa superiore di euro 100 riceverai subito un buono di 50 euro. Ed informiamo inoltre che sempre dal mese di ottobre saremo chiusi al sabato pomeriggio. Per un'alimentazione sana e corretta passa nei punti vendita ortofrutta della Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Una scelta di frutta e verdura di primissima qualità. Per tutto questo ortofrutta Nuova Montelli, via Europa 18 e in via Cassio 16 e 18, e al mercato tutti i lunedì. È arrivato alla Nuova Montelli il periodo più bello dell'anno, le feste natalizie, per cui si confezionano cesti e regalo per privati e per aziende. Disponibili anche i pini per addobbi di Natale. Troverete inoltre tutti i tipi di frutta secca offerte su nuovi arrivi, agrumi di Sicilia e mele del Trentino. Auguri di buone feste dalla Nuova Montelli e vi aspettiamo!
Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Da Baudassi, prezzi bassi. Le nuove super offerte da Baudassi. Moto Cariola motore con ribaltabile a partire da euro 1.490. Turbine da neve, vasto assortimento a partire da 499. Stufetta elettrica 2000 watt da euro 10. Proiettori a LED da esterno euro 39. Tubi luminosi multicolori da 10 metri a euro 23,50. Luci da esterno, colori assortiti, euro 9,90. Vasto assortimento di alberi di Natale. Anche a Natale da Baudassi, prezzi bassi e buon Natale! Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo, per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro, via Caduti del Lavoro, per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Vuoi fare un regalo gradito? Vieni al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna ad assaporare i migliori prodotti della nostra montagna, dall'eccellente parmigiano reggiano di montagna nelle sue tre stagionature, 14, 24, 36 mesi, ai funghi della Valtaro, dalle spungate ai salumi tipici della tradizione di Parma e Piacenza, senza dimenticare gli esclusivi panettoni di alta pasticceria, i torroni artigianali, passando per la cioccolata, le mostarde, aceto balsamico, prestigiosi vini e tantissimi altri prodotti. Il tutto proposto in splendidi cesti e confezioni regalo della tradizione natalizia. Fai un regalo di qualità da ricordare nel tempo. Vieni al caseificio Porcare Tambini. Ti aspettiamo. Dicembre aperto tutti i giorni. Telefono 0525 826154. Fiorello Tour Agenzia Top Costa Crociere e MSC Crociere propone dal 2 al 6 aprile New York in libertà, volo di linea Emirates, hotel 4 stelle in Times Square con prima colazione, trasferimenti, facchinaggi, mance, visita guidata, accompagnatore 24 ore dall'Italia. Dal 25 aprile al 5 maggio, grande crociera Costa Vittoria, lo spirito del Mediterraneo, Venezia, Bari, Cefalonia, Atena, Eraclon, Santorini, Rodi, Spalato e Cotor. Dall'11 al 14 maggio Lisbona in libertà, volo diretto hotel 4 stelle centrale, accompagnatore dall'Italia, assistenza 24 ore. Giugno 2020, Grand Tour dell'Irlanda, Dublino, Scogliere di Moher, Isole Aran, Galway, Connemara. Up Shop di Borgotaro finalmente è aperto, offerte del 20% su una spesa superiore a 10 euro, offerta che durerà sino a mercoledì 4 dicembre, aperto anche alla domenica. Ad Up Shop troverete anche casalinghi, abbigliamento, biancheria, ferramenta, calzature, bigiotteria, articoli di Natale e tanti altri articoli. Ci trovate naturalmente a Borgotaro in via Caduti del Lavoro 8A. Benvenuto a Up Shop. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Al rinnovato supermercato di Bedogna, a marchio Carrefour, troverete la qualità e la cortesia che da oltre 20 anni ci distingue nella valle. Frutta freschissima, ampio assortimento di specialità del territorio e di prodotti esclusivi direttamente dall'Inghilterra. Carne sceltissima, prodotti bio e per ogni intolleranza.
Inoltre un reparto di gastronomia che va oltre il classico supermercato, dove troverete i prodotti della tradizione valtarese, rivisti dalla cuoca Isabella che da oltre 40 anni inventa e stupisce con la semplicità e la cura dei suoi piatti. In vendita presso il supermercato troverete i suoi sughi, la famosa spongatella e tutti i prodotti della linea Bella Tradizione. Vi aspettiamo nel nuovo negozio a Bedonia in Viale Europa 1 per una spesa in famiglia o anche solo per un buongiorno. Vieni a scoprire la magia del Natale. Lasciati trasportare in un mondo incantato dove potrai trarre ispirazione e liberare la tua fantasia. Un viaggio nei colori, nelle melodie e nei profumi del Natale. Dal 16 novembre al Babilonia Shop ad Albareto, Parma. Salve, nel lontano giugno 1993 mi disegno Kustkowski. Sono Brugnoli Paolo, gestisco un'attività commerciale carne di cavallo nel centro storico. Questo vuole essere uno spot pubblicitario e nello stesso tempo una proposta. In questi giorni si fa tanto parlare di centro commerciale a Borgotaro. Io sono convinto che a Borgotaro prima i nostri vecchi borgotaresi e poi noi, attuali borgotaresi, il centro commerciale l'abbiamo costruito in modo naturale. Mi riferisco al centro storico. Il centro storico è il nuovo centro commerciale di Borgotaro, sicuramente il più caratteristico e completo centro commerciale di tutta la provincia, e vi spiego il perché. All'interno delle mura antiche si trova qualsiasi genere di negozi alimentari, abbigliamento, ferramenta, macellerie, pollerie, due macellerie di cavallo, forni, negozi specializzati, edicole, cartolerie, negozi di scarpe, tipografie, artigiani vari e molti altri negozi. In più ha qualcosa che nessun altro centro commerciale può vantare. Mi riferisco a uffici comunali, le poste, la comunità montana, polizia municipale, farmacia, autobus, trattorie, due banchi. È una caratteristica che nessun altro centro commerciale può vantare. Sono i parcheggi proprio all'interno delle vecchie mura. Sono le cinque piazze adibite a parcheggio con disco orario. Sfido tutti i pensatori politici di Borgotaro e fuori a provare il contrario. Venite a Borgotaro, dove all'interno del centro storico troverete il più caratteristico e completo centro commerciale della provincia, e troverete in piazza Cavour, piazza della Legna, la carne di cavallo, carne genuina, carne sopraffina. Grazie. E in che vuol dire oggi, più che prima. Domenica 1 dicembre alle ore 12 presso l'autodromo Paletti in strada Fosio a Varano de' Melegari, in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio, il senatore della Lega Gianmarco Centinaio incontrerà la popolazione. Grande occasione, CEDISI attività di bar ben avviata in Borgo Val di Taro, ideale per due persone, una grande occasione, se interessati chiamare 333 76 33624. Siamo allo sport, iniziamo dal basket. La Valtarese maschile torna in campo domenica pomeriggio in casa e affronta il Basket Salso. Torna in campo l'Artarredo nel campionato di prima divisione maschile. I giovani del coach De Martino saranno impegnati al Palaraschi domenica pomeriggio alle 18 con il Basket Salso. Un impegno arduo, almeno sulla carta, perché i termali sono formazione che punta alla promozione in categoria superiore. Salso può contare sulla propria panchina dell'esperienza del coach Allodi, ex Valtarese Basket, che proprio a Borgotaro ha lasciato ricordi bellissimi. Non per questo i ragazzi dell'Artarredo riserveranno sconti a Salso, anzi avranno la voglia di regalare al proprio pubblico la vittoria, che sarebbe la prima in casa dopo la bella prestazione culminata con i due punti dell'ultima gara giocata a Piacenza. Nelle fila dell'Artarredo ancora in forte dubbio sono Baldi e Bosi, reduci da due infortuni alle caviglie, mentre saranno sicuramente assenti Foschi e Bozia, che sono alle prese con la rieducazione dopo gli interventi ai legamenti delle ginocchia. Turno di riposo invece per la Roby Profumi, che tornerà in campo solo domenica 8 dicembre nella prima giornata di ritorno contro le prime della classe, ovvero il Tiger Parma.
calcio dei piccoli, anche nel torneo Mountain Winter Cup, al via lo scorso sabato, il Bardi si è fatto subito onore andando a vincere fuori casa 4-0. Nella prima giornata della prima edizione del Manta Winter Cup 2019-2020, iniziato sabato scorso presso la struttura della SD Montanara Parma, il Bardi ha battuto la Paz per 4-0. Chi ben inizia è a metà dell'opera, si dice, e i ragazzi della Valceno sono partiti proprio con il piede giusto. La loro superiorità in campo si è vista tutta e da subito. Gli avversari hanno strenuamente resistito un tempo dei due previsti per poi crollare nella seconda frazione di gioco. Sia nel primo tempo, terminato a favore dei bardigiani con il minimo vantaggio 1-0, che nel secondo, conclusosi con una perentoria tripletta di scarto, si sono notati ottimi fraseggi tra i vari reparti e ottime conclusioni a rete da ogni posizione. Si è giocato in un campo precario dovuto al brutto tempo, ma malgrado questo, i giovani bardigiani si sono comportati benissimo, tutti presenti e con il giusto impegno in campo. Per il primo incontro della manifestazione sportiva, mister Riccardo Sipone ha designato capitano Luca e suo vice Andrea. Goleador sono stati Matteo, che ha segnato 2 gol, Fabio e Luca. Domani si torna in campo per la seconda giornata del torneo contro i fortissimi padroni di casa del Montanara. Le previsioni del tempo per domani, sabato 30 novembre, ultimo giorno di questo mese. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, temperature minime, lieve flessione 1 grado, massime senza variazioni di rilievo, valori intorno ai 9-10 gradi, venti deboli in prevalenza occidentali. I programmi di questa sera su RTA iniziano alle 20.35 con Salute e Società, proseguono alle 21 con Video Station, alle 22.30 il telegiornale, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamo. Ancora dell'anno 2000. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i nostri programmi. A domani con il TG.